Con il tecnico Giovanni Durazzo al termine di Santa Maria la Carità Terzigno, conclusosi con il risultato di 2-0, mister, arriva la decima vittoria in campionato su 12 partite, 12 risultati utili consecutivi. La partita dei suoi ragazzi di oggi. La partita dei miei ragazzi di oggi, innanzitutto buonasera Edoardo. Solita partita volta a fare gioco, volta a fare bene, volta a cercare di avere sempre e comunque il volante in mano, diciamo così, tra virgolette. Ci ha penalizzato un poco sicuramente il campo per la questione tempo. Infatti, diciamo, abbiamo avuto l'opportunità di intervenire prima, cercando di spazzare via un po' l'acqua che si era accumulata, ma comunque la struttura è ben improntata e diciamo, il campo ha drenato molto bene. Sicuramente non c'era la possibilità di palleggiare così come di solito facciamo con i tre a centrocampo per far arrivare bene la palla sugli esterni. Comunque, tutto sommato, di fronte a una squadra ben organizzata, sebbene la situazione classifica non, diciamo, lo confermava, però tuttavia sotto, diciamo, un campo pesante di una squadra dura da affrontare, ci siamo comportati molto bene. Mister Terzigno, squadra che viaggia nei bassi fondi della classifica, squadra che sono quelle squadre più difficili, no? da affrontare. Lei inizia di nuovo con la stessa formazione di Agerola, 11 che portano ancora soddisfazioni e arriva il gol con Farriciello e poi chiude i giochi Gargiulo. Come valuta la prestazione del reparto offensivo e specialmente quello a centrocampo con Apuzzo che mette di nuovo un bell'assist per la realizzazione di Farriciello? Allora, i ragazzi innanzitutto vanno, diciamo, vanno fatti complimenti a tutti perché la gara, a parte, ripeto, non voglio essere ripetitivo, ma comunque le squadre che ci affrontano assumono comunque un atteggiamento di misura, un atteggiamento molto organizzato nei nostri confronti ed ogni partita, ma a prescindere se si tratta del Terzigno, se si tratta dell'Agerola, se si tratta della Frattamaggiore o chi che altro, diventa una partita sicuramente ostica da sbrogliare. E un plauso va ai ragazzi sempre e comunque perché dal reparto offensivo a quello difensivo, diciamo, si sono comportati alla grande. Per quanto riguarda il reparto offensivo, come dicevi, ha avuto l'opportunità di creare tanto, ha creato tantissimo, soprattutto perché loro giocando con 3-5-2 abbiamo avuto l'opportunità di portare sempre all'uno contro uno sia D'Alia che Formisano, i quali hanno certamente avuto l'opportunità di creare quella superiorità È numerica che arrivata la qualifica. serviva e era più facile arrivarci perché loro erano mancanti di un uomo su quegli esterni. Però ripeto, una squadra molto organizzata il Terzigno, anche se ripeto la classifica non lo testimonia, una squadra equilibrata sulle uscite e aveva tre centrocampisti comunque si sono mossi molto bene. Eh beh, Giuliano Apuzzo è un calciatore importante, non lo stiamo scoprendo adesso, un calciatore che insieme agli altri è da sempre il massimo, un calciatore che io conosco da quando era molto molto più giovane e ha fatto come al solito un'ottima partita. Ha iniziato come mezzala mettendo un assist importante per il bomber Farricillo ed è stato fondamentale il suo apporto ad oggi. Mister, ancora la stessa coppia di difesa. Mister, si aspettava così tanta, cioè era sicuro della coppia di difesa con Under dietro come De Caro. Che parte di campionato sta facendo? De Caro è uno dei giovani più promettenti che in queste categorie tra promozione, eccellenza e dici possa essere. Siamo fortunati ad averlo noi, un ragazzo serio, educato e sta dimostrando, fa parlare il campo. A me piacciono i calciatori che fanno parlare il campo e lo sta facendo molto bene. Non mi voglio prolungare perché comunque sempre un giovane va sempre tenuto con la briglia tirata. Mister, prossima partita in quel di Procida, che partita si aspetta e su cosa lavorerà in questa settimana, sotto quale aspetto? Ah, ma sicuramente cercherò di mantenere il lavoro che abbiamo fatto finora da agosto nella maniera più assoluta, cercando sempre di non far mollare l'atteggiamento propositivo che la mia squadra ha sempre avuto,
Bisogna effettivamente lavorare su alcune sfumature particolari, soprattutto in fase negativa, in fase di difensiva, sulle uscite. Qualche volta si prende un po' di tempo in più per beccare le misure giuste. Forse su questo bisogna magari stare più attenti, però sommariamente i ragazzi non si ci può dire niente, fanno sempre partite bellissime, non hanno sbagliato granché, né oggi né fino ad oggi, quindi diciamo bisogna lavorare su ciò che stiamo lavorando fino adesso, palleggio, atteggiamento propositivo e verticalizzazione continua. Mister Fiorillo di Napoli Today le fa questa domanda: mancano 3 gare alla fine del girone d'andata, il Santa Maria ha dominato finora il girone, al netto di eventuali proiezioni in termini di punti con lo scontro diretto col punto di svolta all'ultimo turno, questa squadra ha ancora margini di miglioramento? Qualsiasi squadra dalla terza categoria alla Serie A ha sempre margine di miglioramento, nella maniera più assoluta, c'è sempre da migliorare. E quando si portano avanti dei campionati così, che ti vedono già là sopra dalla prima giornata a reggere comunque un ritmo esagerato come noi abbiamo retto fino adesso, con una coperta abbastanza corta, è in effetti difficile poter fare previsioni nella maniera più assoluta, a parte che io non amo farle. Mancano 3 partite, scontro diretto, per noi sono scontri diretti ogni settimana. Vedi, oggi il Terzigno, penultima tra virgolette, è stata una squadra che comunque abbiamo battuto, ma non senza disturbi, non senza fastidi. Mister, manca un mesetto a Natale, si aspetta qualche regalo sotto l'albero da parte della società? Ma noi abbiamo già organizzato, a noi serviva solo completare la rosa a livello numerico e la società me l'ha completata, e ha fatto delle scelte, secondo me le ha fatte bene, senza stravolgere nulla e senza cambiare ogni tipo di equilibrio. Mister, grazie mille, ci sentiamo alla prossima. Grazie a te, buona serata.